tutti. Oggi in questo video vedremo come grazie a un rimedio miracoloso i miei capelli secchi, bruciati, spenti a causa di un processo di decolorazione stanno tornando come prima. Sono contentissima e voglio consigliarvi questo prodotto che si chiama olio di malva. Non lo conoscevo, quindi vi spiegherò un po' di cosa si tratta e come funziona. Prima voglio raccontarvi un po' la mia storia. Questa ero io un anno fa, quindi non molto tempo fa. Guardate come erano i miei capelli, lunghissimi, erano morbidi, setosi, però mi è venuta l'idea di farmi bionda. Quindi per farmi bionda ho dovuto fare una decolorazione e vi ricordo che la decolorazione è un processo schiarente molto aggressivo e i danni sui capelli possono essere notevoli, soprattutto se è fatta da mani non esperte. I ricci in particolare dopo una decolorazione possono risultare sfibrati e perdere la sua consistenza. Nel mio caso sono diventati sottilissimi e i miei capelli sembravano una paglia, quindi non prendevano forma, si spezzavano ogni volta che li pettinavo, quindi stavo impazzendo. Ho cercato di tutti i trattamenti, mi sono messe tante maschere, però fino adesso non ho trovato una cosa che mi aiutasse a ritrovare la morbidezza dei miei capelli. Fino a quando per caso ho trovato l'olio di malva. La malva è una pianta originaria dell'Africa, ma si coltiva molto negli Stati Uniti, ma anche in Europa. È nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Vi ricordo che le foglie della malva sono molto ricche di mucilagini e sono proprio queste che danno alla pianta le proprietà emollienti e antinfiammatorie. Nell'olio di malva troveremo la vitamina A, la vitamina E e la vitamina F, che sarebbe l'omega 3. Quello che mi piace di più di quest'olio è che non lascia un effetto bagnato come altri oli o appiccicoso. Se voi guardate i miei capelli, queste sono delle onde che ho fatto senza calore, perché da quando ho fatto questa decolorazione che mi ha rovinato i capelli non uso piastre e non voglio usare calore, quindi state attente perché in uno dei prossimi video vi farò vedere come fare questo tipo di onde senza usare una piastra o senza usare calore. Quindi noi possiamo mettere quest'olio quando i capelli sono secchi e anche quando i capelli sono umidi. Io lo uso dopo aver fatto la doccia, aver pettinato i capelli con i capelli bagnanti, ma anche durante il giorno quando i capelli sono secchi. Come vedete non lascia un effetto bagnato. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto l'olio di malva. Noi ci vediamo nel prossimo video e vi ricordo che tutti i miei libri ci sono nelle librerie anche online. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, condividetelo e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima. Adios amigos!